di un grande di Varese, una persona leale che rispettava i cittadini, che era una persona di parola, e sono qua per questo, mi va di essere qua. Questa pianta, che oltre ad essere stata scelta da me, è stata offerta anche da me, come tutte le altre piante del Premio Furia, quindi è giusto anche dare merito a chi offre le piante, è una Styrax japonica. In Styrax ne esistono parecchie specie e a mia conoscenza è uno dei pochi esemplari, tranne uno nel mio giardino, presente sul territorio di Varese. È una pianta che stupirà i varesini non tanto per l'altezza, ma quanto per la fioritura. Voi vedete che qua c'è tutta una serie di boccioli. È detta in Giappone, la quale in questo giardino noi dobbiamo quasi tutto al Giappone, albero della neve, perché ricorda, e vi invito a fine maggio a venire qua a rivederla, sarà una nuvola, o ha detto anche albero della nuvola o albero della neve in Giappone. Quindi questo va a memoria del caro professore Furia, che tanto ha lasciato per la città. Stasera ci sarà Franco Arminio, voi sapete che il premio Furia è dedicato a persone divulgatori. Noi abbiamo, da quando l'abbiamo rilanciato, e spero che la faccenda vada avanti, abbiamo sempre premiato personaggi magari di nicchia, ma che hanno poi acquistato grande popolarità. Tipico esempio fu il primo Stefano Mancuso, sconosciuto e più quando venne qua a Varese, oggi ricercatore acclamato in tutto il mondo. Poi qua abbiamo Stefano Settis, con una Nissa Silvatica, altra pianta che dà meglio in autunno, grande archeologo ma soprattutto grande urbanista, che ha detto delle cose sotto questa pianta importantissime per un'amministrazione comunale. Ha detto che le vestigia del passato sono la storia della civiltà di una città, e ha invitato molto a riflettere quando si abbattono dei monumenti che sono importanti per la nostra città. E questo l'aveva detto anche Furia, una persona franca, accettata dalla città, che non ha avuto esitazione, quando le cose non andavano, a gettare del fango nella fontana pubblica di Varese. E per questo non fu emarginato, anzi, fu addirittura acclamato. Tra poco, e lo diciamo, lo faremo con i miei amici, grazie all'amministrazione comunale che ci ha dato il permesso, pianteremo una magnolia inusuale in memoria e in onore di Ave Corvi, perché è giusto che anche le persone importanti, più che importanti direi ingombranti, come Alfredo Corvi, nella vita della città giardino trovino uno spazio in questo parco. Quindi non ho altro da dire, se non io ci passo tutti i giorni da queste piante. Voi vedete che ci sono anche altri cartellini in giro per il comune, per questo bellissimo parco. Grazie Furia, grazie per quello che ci hai insegnato, grazie per la lealtà che hai dimostrato nei confronti dei cittadini e per la tua onestà priva da interessi di parte che hai dimostrato a tutti.